L'arrivo dell'autunno e l'approssimarsi dell'inverno riducono almeno in parte la propensione a stare all'aperto. Aumenta invece di conseguenza la volontà di starsene al chiuso e al calduccio. La domanda è, in tale circostanza, come occupare il proprio tempo in modo divertente e costruttivo? Ronzani Editore ha pronta la risposta leggendo un bel libro, magari traendo ispirazione dalle ultime novità sfornate dalla casa editrice. I direttori Beppe Cantele e Luisa Maestrello ne hanno parlato con Gianni Manuel nella nuova puntata di Filò, il salotto letterario di Radio Eco Vicentino. Nero è il colore delle note, nasce da una sfida, quella che Romeo Toffanetti ha lanciato ad Alessandro Mezzanalona. Scrivere una storia partendo da una trentina di tavole che il disegnatore Nathan Never ha realizzato senza seguire un preciso percorso narrativo. Ha preso forma così un romanzo che rende omaggio a Cornell Woolrich, lo scrittore americano capace di ispirare con le sue storie l'Alfred Hitchcock della Finestra sul cortile e il François Truffaut della Sposa in nero. Un viaggio in un possibile oscuro presente che riporta alla memoria le atmosfere hardboiled a Ramon Chandler e Dashiell Hammett, ma che si interroga al tempo stesso sulle sempre più invasive manipolazioni tecnologiche sperimentate sul corpo e sul cervello umano.